Salve a tutti, io sono Francesco Graziani per gli Stocchisti e questo è l'unboxing dell'LG G Flex. Il G Flex è un telefono veramente molto particolare perché ha questo display curvo che è poi la caratteristica che lo contraddistingue già dalla confezione, che come possiamo vedere è curva. Allora andiamo subito ad aprire la confezione e vediamo come è fatto il telefono. Oh mio Dio, questo coso è enorme! Scherzi a parte ragazzi, è veramente grande. È un telefono sicuramente dalle dimensioni molto molto generose e abbiamo un display da 6 pollici, un peso di 177 grammi e sicuramente lo andremo ad analizzare meglio durante la recensione che pubblicheremo insomma nei prossimi giorni. Mettiamo da parte il telefono, anzi io lo metterei proprio così, guardate, perché è curvo e lo metterei proprio a faccia in giù, così, in punizione. Allora, a parte le pellicole che io ovviamente avevo già tolto perché non è che l'ho aperto adesso e ci mancherebbe, abbiamo un manualetto, mettiamolo qua, facciamo una cosa ordinata, dei fogliettini che contenevano qualcosa, abbiamo delle cuffie Quad Beat 2 che a quanto ho letto in giro, ho sentito in giro, sono veramente cuffie di alta qualità. Infatti qui c'è scritto Premium Earphone Quad Beat 2, insomma devono essere delle cuffie veramente ottime da parte di LG, buono anche perché il terminale è un terminale di fascia molto alta. Carica batterie che ovviamente ci deve essere a forza, cavo micro USB e poi abbiamo, se riesco a prenderla, la clip per aprire, molto carina con questa G, la clip per aprire il vano porta SIM che è questo, vediamo se riesco a metterlo a fuoco, che è questo, un po' come succede nell'iPhone, diciamo si apre la clippettina e si mette la SIM che è in formato micro. Il telefono è veramente molto bello, io l'ho usato un pochettino e devo dire che le mie prime impressioni sono veramente eccellenti, cioè veramente un telefono assolutamente fantastico. E niente, la caratteristica insomma è, come ben sapete, è questa curvatura che ha lo schermo e tutta la scocca del telefono, tra l'altro anche la batteria all'interno è curva proprio per essere alloggiata in questa scocca molto particolare. Abbiamo l'auricolare, la cassa diciamo sul fondo e pulsante di accensione e spegnimento, volume e fotocamera. Dagli altri lati non abbiamo più nulla se non un buchetto per il microfono, la micro USB, altro microfono ambientale e il jack per le cuffie. Io voglio evitare sia nell'unboxing che nella poi successiva recensione di fare paragoni con cose curve tipo banane o tipo, che ne so, sofficini con il sorriso e cose del genere. Cercherò di evitarlo il più possibile anche se sono molto molto tentato. Una cosa c'è da dire, questa clippettina è diversa da quelle che io già avevo. È molto sottile e quella dei Nokia, dei Lumia per intenderci, e quella dell'iPhone non vanno bene perché sono troppo grosse. Questa è veramente molto piccolina, il cosetto qui, e diciamo va usata insomma per aprire la clip, perché le altre sembrano non funzionare, ma sono cose che vedremo poi in fase di recensione. Questo era la scatola del G Flex, io ve la rimetto qua così avete tutta una panoramica più o meno, perché non c'entra tutto, facciamo spazio. Così, bravi. E niente, ci vediamo poi ovviamente per la recensione che sarà fatta tra qualche giorno, dopo ovviamente qualche giorno di utilizzo. Posso dirvi che è mezza giornata che io lo uso più o meno e mi sembra veramente una bella 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 bestiolina. Ciao!